come faccio io a vedere la fiacca olimpica? Vi faccio vedere come fanno una gran parte delle persone che non gli frega niente di una foto, sinceramente. Io non mi devo mettere in fila per 18 ore per una foto. Faccio vedere come si vede la fiaccola olimpica. Stanno mettendo la tenda per evitare che la gente si fermi e blocchi questa uscita. Quindi mettono la tenda, se la gente non si ferma a fare la foto. Ma la gente che fa? Fa il giro. E gira e scatta la foto. La polizia non fa altro che urlare di non fermarsi. No, fate cacco di quanta gente se ne sta fregando altamente. Questa poliziotto gli sta mangiando l'aria per forte per quando sta urlando. Ecco la fiaccola olimpica, sendai. Questa è come la stanno guardando la fiaccola olimpica. E queste sono le misure di protezione per l'eventuale contagio. È impossibile. Rischi la vita per fare una foto. Un zoom col video si rischia la vita. Gente che ti tossisce vicino. È uno spettacolo. La caccia dello zoom tattico. Chiamesi zoom tattico. Per quando possiamo cercare di stare attenti un po' a tutto, no? Però alla fine qua in Giappone la vita sta andando come la vedete, come state vedendo in questo video, con la piena tranquillità, che sia in coscienza, in consapevolezza o... non lo so, ma questa è la vita. Del resto io ricomincerò a lavorare, tutto va bene lunedì, e la mia vita continua così, sperando che realmente forse questa come posso dire, immunità nipponica sia nell'aria, no? Così la respiro pure io. Io spero nel bene. Raga, vi saluto. E speriamo che... buone Olimpiadi a tutti. Sembra sarcastica sta cosa. Un bacio, raga. Un abbraccio. Fate bravi.